La città metropolitana sta per approvare il piano strategico metropolitano che prevede investimenti e opere nei territori metropolitani. Qual è la sua opinione su questo progetto? Diciamo, dopo tanto letargo da parte della città metropolitana, cioè, perché fino ad oggi credo che sia andato sull'ordinario, questa è un'occasione unica perché finalmente si sta andando su qualcosa di più, visto pure che gli enti locali come comuni hanno finanze asfittiche, quindi in questo momento l'intervento della città metropolitana ritengo sia una cosa importantissima, perché questo momento ci consente di mettere diciamo, di far finanziare scuole, di far finanziare ambiente, di far finanziare problemi per dissesti idrogeologici, e credo che in questa diciamo, in questo contesto, in questa operazione, perché è una bellissima operazione che sta facendo la città metropolitana, si possa fare anche un discorso di programma con i comuni, con i comuni limitrofi. A proposito di programma, voi avete già in mente qualche iniziativa, qualche obiettivo da realizzare utilizzando il piano strategico metropolitano? Noi come isole abbiamo tanti problemi, infatti noi stiamo cercando, perché io sono anche vicepresidente nazionale dell'ANCIM, stiamo cercando di preparare una proposta di legge proprio sulle isole minori, perché faccio un breve passaggio: è facile dire ah, beato te che stai a Ischia, ma è bello oppure che stai a Capri oppure che stai su un'altra isola minore, è facile dirlo, però se ci stai 15 giorni, se ci stai un mese, se ci stai in vacanza, chi ci vive tutto l'anno ha tutti i problemi dei pilastri fondamentali di una società civile. Parlo dei trasporti, cioè oggi coprire 36 km, le 18 miglia in terraferma significa pagare 1,50 euro. Coprire 36 km per noi duca residente paghiamo 7,80 euro. Non parliamo poi del turista che deve venire. Quindi questo per quanto riguarda i trasporti. Il disagio è, per esempio, come oggi, che chiederò anche al sindaco De Magistris, cioè quando fa questi incontri, possibilmente di tenere presente le esigenze, i problemi delle isole minori, perché noi quando arriviamo qui alle 2 partiamo alle 10 dalle isole, perché dobbiamo trovare gli aliscafi, le coincidenze, e stasera, se tutto va bene, arriviamo alle 7, quindi per un incontro di un'ora e mezza noi rimaniamo fuori 6 ore, 7 ore, allontanandoci anche dai nostri comuni. Quindi chiederò che questi incontri, che sono importantissimi, quindi ringrazio veramente il sindaco De Magistris della città metropolitana per aver organizzato insieme a Peppe Tito, che, col quale ho visto è veramente sempre molto attivo, sempre molto dunque presente sui territori della provincia, di poter organizzare. Secondo problema: ecco, per esempio, se noi oggi perdiamo un aliscafo, chi sta in terraferma arriva un quarto d'ora dopo a casa, noi arriviamo 2 ore dopo, e se l'ultimo aliscafo magari rimaniamo a Napoli. Quindi questi sono i problemi che le isole minori hanno, i problemi delle scuole, per esempio. Se uno deve mandare un figlio all'università costa 7-8 volte rispetto al cittadino della terraferma. Se per la sanità stiamo facendo un intervento con il presidente De Luca, perché noi abbiamo un solo ospedale, ogni tanto si parla pure che ci vogliono tagliare dei servizi, che il cittadino che sta in terraferma ogni quarto d'ora c'ha un ospedale, noi invece ne abbiamo uno solo. È capitata l'altra sera una bambina che è nata, non la si poteva portare in un ospedale specialistico tipo Santo Bono o Pausillipon, proprio perché era cattivo tempo, l'elicottero non poteva atterrare, con l'idroambulanza non si poteva dunque andare. E quindi coglieremo l'occasione per dire un po' di, diciamo, delle isole, dei problemi che hanno le isole minori. Abbiamo problemi costieri, e questo, diciamo, questa misura, questo piano è importantissimo, proprio perché noi abbiamo un discorso di erosione delle coste, dove ci sono delle strade che stanno proprio sulle coste, e i problemi, diciamo, che sono tanti, fra scuole, coste, dissesti idrogeologici. E quindi noi punteremo un po' anche con i comuni limitrofi a vedere chi è che ha più esigenza in quale settore, e quindi fare un programma dunque congiunto.